Ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina ma cresciuta, e oggi, come avete letto dal titolo, andremo a fare un altro video assaggi di latte vegetale o bevande vegetali, insomma chiamatelo, perché non so se si può dire latte vegetale, visto che io, insomma, considero il latte quello che viene dagli animali, però non lo so. Qui c'è scritto, vediamo un po'. Non c'è scritto. Piacere tutto vegetale, ma non c'è scritto se si può chiamare latte o no. Fatemelo sapere voi, sono ignorante in materia. Ma prima di iniziare, arriviamo al momento clou del video. Perché oggi è una giornata speciale. È il compleanno di una persona speciale, che è una ragazza che mi segue da tantissimo tempo. Lei da quando mi ha scoperto si è iscritta e non ha perso un solo video. Ma sapete che vuol dire uno? Le guarda tutti. Infatti una volta addirittura mi ero preoccupata perché era uscito un video e non vedevo il suo commento. Ho detto, oddio, non sarà mai successo qualcosa, perché è proprio una delle prime a commentare e commenta sempre, è dolcissima, è veramente una persona semplice come piace a me, ama tantissimo gli animali, è una persona sensibile, è proprio dolce e abbiamo tantissime cose in comune. Infatti lei mi ha detto, potresti essere la mia sorellina minore, quindi ogni tanto la chiamo sorellina anch'io, perché sorellona mi sembra brutto, gli dico sorellina, siamo tutte e due sorelline. Io non so la sua età, non mi interessa l'età, lo sapete, delle persone, per me l'amicizia, insomma, si può instaurare con una persona di 3 anni come con una di 70, cioè non c'è proprio problema. Ma chi è questa persona? È Monica! Cara Monica, non dico il tuo cognome perché magari ti vergogni, insomma, non so se ti metterei in imbarazzo, però tu sai sicuramente chi sei, insomma. E quindi è arrivato il momento di cantarti la canzoncina. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Monica, tanti auguri a te. Ebbene sì, la canzoncina ci voleva, perché insomma se no non è un video di auguri. E spero ti faccia piacere, tantissimi auguri e grazie veramente di tutto, sei speciale, lo sai, quello che penso di te lo sai, perché te lo dico sempre, ogni volta che commenti, per me è una gioia, anche soltanto se lascio un cuoricino, però insomma lei è una ragazza che vedo che proprio li vede i miei video, perché si vede, no? Quando uno dice soltanto, che ne so, ciao, può essere che non li veda, invece lei vedo proprio che li guarda fino alla fine, perché lo capisco da quello che scrive, quindi mi dà una grandissima mano per il canale, però a parte il canale si è creata proprio una bella amicizia, dai, sì, chiamiamola amicizia, anche se è un'amicizia virtuale, appunto io non la conosco personalmente, però piano piano ci stiamo conoscendo ed è anche il bello di YouTube, quindi ancora tantissimi bacini per te Monica e grazie. Allora, ora passiamo alle nostre bevande vegetali, che sono molto particolari. Non vi so dire il prezzo, però costicchiano. Infatti mio marito, perché è lui che paga la spesa, quindi quando siamo andati, ma tanto ci va sempre lui a farla, quindi compra sempre le cose economiche. Questa volta ci sono andata anch'io proprio perché volevo fare questo video, perché ci sono diverse persone intolleranti al lattosio. Fra l'altro colgo l'occasione per salutare anche Ingridina, un bacione anche a te, che se stai guardando questo video, anche lei ha un canale, andatela a seguire, è bellissima e parla di trucco, principalmente beauty, insomma così, quindi se vi fa piacere andatela a seguire. E lei mi aveva detto sotto l'altro video dove avevo assaggiato le altre bevande vegetali che lei era intollerante al lattosio, oppure anche per i vegani, quindi insomma penso di poter essere utile a queste persone. Allora, il primo che andiamo ad assaggiare è questo qui alla castagna. Sapevate che esisteva il latte alla castagna? Io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche anno fa, poi non l'ho più comprato, però mi era piaciuto tantissimo. Allora, questi qui sì, sono della marca Ora Sì e li ho trovati io alla Conad. La Conad ha un reparto fornitissimo di bevande vegetali, cioè veramente tantissime. Io quando c'era andata una volta ne avevo viste poche perché erano da una parte, però proprio di fronte, sul lato di fronte c'era tutta uno stand con tantissimi, infatti faremo tantissimi video assaggi perché a me piacciono questi bevande vegetali, anche per dare una mano anche a voi. E quindi la Conad è fornitissima, se avete una Conad andate a dare un'occhiata, proprio c'è proprio un reparto caso mai chiedete, con tantissime cose che veramente non avevo neanche mai visto né sentito, quindi
aspettatevi tantissimi altri video, appunto. Questo l'ho già assaggiato, appunto l'ho già aperto, è freddo perché era al frigorifero. Allora, fonte di magnesio e potassio. Allora, è buona, cremosa, piacevole e dissetante. Contiene solo castagne italiane, magnesio che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e potassio. Non contiene lattosio, glutine e grassi idrogenati, quindi va benissimo sia per l'intollerante al lattosio, sia appunto per i vegani, sia per i celiaci, quindi perfetto. Allora, vediamo un po' le... Allora, per chi fa la dieta non è proprio adattissimo, perché comunque contiene un po' di zuccheri. Allora, gli zuccheri sono l'11%, i grassi il 2%, quindi tutto sommato... Cioè, io comunque lo bevo una volta l'anno, tipo, quindi ok. Poi, cosa vi volevo dire? Volevo vedere gli ingredienti. Gli ingredienti: acqua, castagne 7,5%, zucchero di canna, olio di semi di girasole, potassio citrato, magnesio citrato, stabilizzanti, farina di semi di carrube, gomma di gellano, sale marino, aromi, sì. Ok, se lo dici te, non conosco questi ingredienti. Andiamo subito ad assaggiarlo. Fra l'altro scade, no, scade fra un po', ma io siccome l'ho aperto già da qualche giorno, insomma, devo dire che durano un po' di più rispetto al latte normale, perché anche l'altra volta che li avevo assaggiati per 3 o 4 giorni sono durati tranquillamente. Allora io vado, ne verso un po'. Il colore è questo, ma non ve lo posso far vedere più di così perché altrimenti mi esca tutto per terra. Comunque, insomma, è marroncino, che sembra un po'... cosa sembra? Sembra un po' Nutella sciolta un pochino più chiara. Allora, andiamo subito a fare l'assaggio. Un pochino profuma di castagna, ma non tantissimo. E comunque il profumo è buono. Andiamo. Mamma mia, è buonissimo. Allora, finora io ho assaggiati già diversi, questo è il mio preferito in assoluto, è buonissimo. Allora, non so se voi avete mai comprato quelle composte proprio di castagne, tipo marmellate, ecco, sa tantissimo di quello, cioè sa parecchio di castagne, tipo ballotti, no? Quando fate ballotti, si chiamano ballotti da voi, quando le mettete a bollire, insomma. Quindi sì, assolutamente sa di castagna, è abbastanza dolce, sapete che io mi sono un po' disabituata al dolce, anche se qualche sgarro l'ho fatto, perché con tutte le uova di Pasqua qualche pezzettino nello stomaco c'è finito, diciamola tutta, però va bene lo stesso, e quindi è abbastanza... dolce ma non stucchevole, quindi secondo me è perfetto. Se gli dovessi dare un voto gli do 9, soltanto perché so che c'è una bevanda che mi piace di più, perché c'è un sapore, diciamo, che è il mio preferito, e soltanto a quello gli darò 10. Mamma mia quanto è buono, questo qui me lo berei tutto, veramente, mamma mia. Poi viene anche un pochino di sostanza, perché comunque col potassio e tutto. Quindi 9 su 10, se siete intolleranti al lattosio provatelo, e se vi piacciono le castagne ovviamente. Allora, questo qui alla noce non l'ho mai assaggiato, invece sempre marca, ora sì, sempre reperita al Conad, mi sembra che costino sulle 2 euro e qualcosa. Allora, anche qui contiene naturalmente omega 3, no, qui non c'era scritto, fonte di calcio, vitamine E, B2, D e B12, un sacco di vitamine, quindi bene. Ora sì, noce è una bevanda prodotta con noci di origine italiana, selezionate e lavorate con cura. Le noci, frutti secchi oleosi, sono note sin dall'antichità e oggi sono molto utilizzate anche da chi pratica attività sportive. Ora sì, noce, novità assoluta sul mercato, è caratterizzata da un gusto pieno e deciso e può essere consumata in diversi momenti della giornata. Allora, vediamo un po'. Ingredienti: acqua, noci 3,8%, zucchero di canna, carbonato di calcio, stabilizzanti, farina di semi di carrube, gomma di gellano, che era anche quella, però devo capire cos'è questa gomma di gellano, sono curiosa. Sale marino, aromi, vitamine E, riboflavina, B2, D, B12. Può contenere altra frutta a guscio e arachidi. Allora, quindi non dovrebbe contenere glutine, volevo vedere se c'era scritto. Ecco, naturalmente priva di lattosio, senza glutine, quindi anche questo andate tranquilli, sia per i vegani, sia per l'intollerante al lattosio, sia per i celiaci. Perfetto. Allora, contiene calcio e la vitamina D, contribuiscono al mantenimento di ossa, denti e della funzione muscolare. Vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, quindi perfetto.
Allora, come allora, grassi qui sono 5%, gli zuccheri 5%, quindi ci sono un pochino più di grassi e un pochino meno di zuccheri rispetto all'altro. Allora, sono curiosissima di assaggiarlo perché io amo le noci, a me piacciono tantissimo, però purtroppo so che sono molto caloriche o calorose, come si dice, penso caloriche, e quindi per la dieta non vanno proprio benissimo, me l'ha detto anche un mio iscritto Piero, che saluto, anche se mi dice sempre delle cattiverie. No, vabbè, abbiamo un rapporto molto, molto scherzoso, quindi insomma mi prende un po' in giro, io prendo in giro lui così. E allora, date che lo verso, dovrei avere un po' d'acqua. Allora, questo qui ha un colore beigeolino, il color nude, che va tanto di moda ora, vedo che tutti vanno con questo nude, a me non piace, vedete? Questo sembra un caffè latte come colore. Allora, si sente un pochino, ma proprio alla lontana, l'odore della noce, quindi non è proprio fortissimo. Andiamo subito ad assaggiare. Allora, intanto vi dico, mi piace un pochino meno di quell'altro, perché è meno dolce e meno intenso. Quell'altro era proprio, cioè si sente proprio la castagna. Questo qui si sente la noce, ma proprio poco, come se ce ne fosse poi, in effetti ce n'è poche, perché fatemi rivedere, ma le noci sono il 3,8%, quindi sono pochissime. Allora, se vi piacciono i sapori delicati, non troppo forti, secondo me ve lo consiglio, e anche se non amate i gusti troppo dolci, perché questa non è proprio dolce, è un pochino come dolcezza, aspettate lo riassaggio. Come dolcezza gli do un 6, perché è proprio pochissimo dolce, però comunque ve lo consiglio, vi dico, mi piace più quell'altro, anche perché insomma è più dolce, e poi mi piace, probabilmente mi piace anche di più il sapore della castagna, rispetto alla noce. Quindi allora, all'altro ho dato 9 perché mi è piaciuto tantissimo, a questo do un 7,5/8. Io sono abbastanza buona con i voti, cioè vedrete che è raro che dia 3, 2, eccetera, eccetera, perché comunque ci trovo sempre di qualcosa di positivo. Bene, bene, sono contenta, quindi ve le consiglio tutte e due, andate un po' anche a vostro gusto, ovviamente se preferite le noci e preferite una cosa meno dolce andate sulle noci, se preferite le castagne andate sulle castagne, questo è logico. Vi lascerò casomai qui, ve l'avrò già lasciati, i valori nutrizionali, tutte queste cose qui, almeno potete dare un'occhiata più approfondita. Fatemi sapere se vi piace questo trucco, vi ricordate l'abbinamento tra giallo e fucsia? Se non l'avete, insomma, se non ve lo ricordate, vuol dire che non avete visto il mio video in collaborazione con Mari, che saluto, e mi vedrete con questo trucco a diversi video, perché ne devo girare diversi oggi, quindi non vi spaventate, fatemi sapere se... Tra l'altro qui avevo una sfumatura di blu, ma proprio blu scuro e verde, ma sembra tutto verde, peccato. Perché siccome questa maglietta che indosso ha il blu, il verde, il fucsia e il giallo, e ovviamente ho dovuto mettere tutti questi colori sugli occhi, quando mai. Vabbè, ma questo non c'entra nulla. 13 minuti, dai, un pochino. Adesso vi faccio un altro video, e anche quello dovrebbe essere molto bello, non ci vedo neanch'io. Allora, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, fate l'augurio a Monica se vi fa piacere, così, insomma, spero di farla contenta. E poi cosa vi volevo dire? Lasciate un commentino, lasciate un mi piace, condividetelo, quello che volete come sempre. Spero di esservi stata utile con queste bevande vegetali e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!